Bene amici, oggi vi parlo di iPhone 13. Sì, mi sono impappinato, bla bla! Bene amici, oggi parlo di iPhone 13. Eccolo qua. Devo dire che rispetto al 12, che era stato un salto generazionale rispetto all'11, beh, cambia decisamente poco. Adesso vi racconterò che cosa, e vi racconterò anche che differenze sono rispetto alla versione Pro. Insomma, una recensione sì, ma anche un capire quale iPhone 13 comprare. O rimanere sul 12, ma questo ve lo dico alla fine. Prima recensione completa. E partiamo anche qua con la vuota scatola, ormai lo sapete Apple mette solo il cavo e gli adesivini, però mi piace il fatto che rispetto al Pro questo... 13 sia più leggero 173 grammi 7,65 mm di spessore 30 grammi meno del Pro Sicuramente è un peso inferiore Dato dal blocco fotocamere Che qua è più leggero Anche perché qua la batteria è leggermente Più grandicella Qua di fianco accensione Volume Poi il silenzioso Altoparlante che è stereo Poi vi racconterò come si sente Microfono, lightning Insomma tutto uguale Ovvio che rispetto al Pro Anche le fotocamere dietro Sporgano decisamente di meno e quando mettiamo su un piano è un po' meno sbilanciato. Eh, a proposito di vetro, perché materiali alluminio come il 12 dell'anno scorso per la scocca, vetro dietro, ceramic shield anteriore. Ma ho notato la stessa cosa che avevo notato sui 12, ovvero lo schermo molto resistente. A me il 12 è caduto e non si è rotto, ma si graffia più facilmente anche a questo 13. Ho già fatto un segnetto mettendolo nello zaino. Ahimè, sempre molto bene lo sblocco con. Le camere Face ID tridimensionali, rimane anche qua TK, ok NFC per Apple Pay per mettere le chiavi delle macchine, Wi-Fi 6 molto veloce, avete visto 5G, GPS, Glonass. Tutto affidabile ma parliamo della batteria perché quella è veramente veramente interessante 12,41 watt ora carica 20 watt se avete un caricabatterie a 20 watt oppure superiori quindi 50% in circa 30-32 minuti 100% in un'ora e 15 wireless carica a 15 watt quindi ci mette un pochino di più ma scarica decisamente costante questa è stata una giornata iper stress perché tantissimo cambio cello usato in macchina in viaggio pochissimo wifi non fatevi ingannare dalle... Tra virgolette, sole 3 ore 38. Display acceso. Il 13 Pro avete visto la recensione? Ne ha fatti di più. Ma qua l'ho usato e siamo arrivati a sera con la stessa percentuale. Molto di più con ehm, CarPlay in wireless. 1 ore 39. Questo schermo spento. Praticamente è sempre stato CarPlay in wireless con Waze GPS, eccetera, eccetera. Quindi veramente tanto, tanto uso. Diciamo che a fine giornata stress si arriva con un buon 30-35%. Questo perché vi dicevo la batteria è un film più grande del Pro e ma Cosa il display a 120 Hz perché rimane un 6,1 pollici 460 ppi OLED ma 60 Hz. Diciamo che il, 3, il 12 aveva fatto il salto generazionale da IPS a OLED. Qua, allora, sono necessari questo 120 Hz? No, sostanzialmente no, è comunque un bel display, si vede comunque molto bene anche alla luce del sole, non ci sono problemi a riprodurre ovviamente eh, YouTube, Netflix eccetera eccetera eccetera, quindi eh, gran bel display, perché non mi parte, ok, è partito il, il video classico e quindi è un ottimo display come quello dell'anno scorso. C'è dire una cosa che va bene sotto il sole, ok sensore, ma ok non è sostanziale, però quando, e io ho usato fino a uh, un paio di giorni fa il Pro a 120Hz, si passa a un 60Hz, soprattutto quando si scorrono le pagine, si scorrono i menu, si gira nel solido trittico, un po'... La eh, diciamo mancanza, non è mancanza, ma la microscurità si vede. Insomma, i 120Hz sono fighi per gli occhi. Non sostanziali, ma fighi. Già che sono qua, vi parlo di prestazioni. Poi prometto, torno indietro e vi parlo di parte telefonica a 15, ragazzi. Come sul pro è una bestia, si montano video in 4K, di girisce tutto. Ogni app, ogni gioco, nessun problema. Instagram, esattamente come ho a vedere nel pro, non è ancora ottimizzato, ma questo è un problema di Instagram quando esce una release nuova del software. Ci mette un po' a uh, aggiornarsi, vedete si fa fatica a beccare il tastino più, va nell'attacco, insomma fa un po' di casini, ma ripeto qua è colpa di Instagram, perfetto il feedback della um, vibrazione e quindi dal punto di vista potenza ce n'è uh, veramente tantissima, ma chiamiamo 190, qua rispetto alla recensione del 13 Pro ho messo dentro la mia SIM e come vi dicevo nella recensione del uh, Pro vi faccio sentire come la chiamata sia è gratuita e sarà registrata per fini qualitativi potente prego, il viva voce perché è stereo, esce da qua sotto e da qua sopra l'audio, molto buona la ricezione, bene anche la velocità dei dati del 5G ovviamente dual sim, la seconda però è elettronica non è fisica e parte eh, audio molto bene anche il comfort dalla capsula ehm, auricolare non mi soffermo su iOS 15 perché ho fatto un video dedicato, ho fatto il confronto tra i 13, la recensione del 13 Pro ma vi dico una cosa, mi soffermo sul supporto di Apple nel tempo, vi dico solo che... Allora andiamo di iPhone 6S. Anno, perché non mi ricordo di che anno fosse il 6S, mi sembra 2015, sì, 2015, beh, iOS 15 verrà eh, implementato anche sugli iPhone 6S del 2015, quindi pensate che supporto Apple dà nel tempo, siamo nel 2021, 6 anni, devo dire che nel panorama Android non c'è nessun produttore, Samsung si avvicina, mi si è aggiornato l'S7, ma... Come Apple, come supporto nel tempo, direi che non c'è nessuno, anche perché Apple vi porta alle major release: cioè arriva iOS 15 su Android, non è che arriva Android 11 su S7, rimane Android, non so, 8, 9, quel che fosse. Vengono aggiornate solamente le patch di sicurezza. Quindi molto bene. Anche per i giochi: Real Racing, ripeto, va bene, digerisce tutto. Ma parliamo di parte fotografica, perché qua c'è forse la maggior differenza rispetto al Pro. Cosa manca? La camera. A uh, zoom 3x non c'è, c'è solo la principale con F1.6, quindi un'apertura anche leggermente superiore, cattura un po' meno luce. E la stabilizzazione ottica è solo sul sensore. Non c'è la stabilizzazione ottica doppia, e la grandangolare non è stabilizzata, e ha un F2.4 rispetto all'1.8 del Pro. Questo quando c'è poca luce, fa la differenza, tant'è che la grandangolo del Pro mi è piaciuta molto di più rispetto al 13 dell'anno scorso, cioè scusate al 12 Pro dell'anno scorso, mentre questo grandangolo è sostanzialmente uh, uguale. Le, um, però c'è la possibilità dell'effetto cinematografico nei video il menu anche qua eh, non sto a farvelo vedere più di tanto Volevo fare una cosa vediamo se effetto cinematografico becca il mio sì lo becca anche se non è un volto umano eh, lo becca tranquillamente e eh, altra cosa quando non so se l'ho detto quando ho fatto il video con emma se fa effetto cinematografico non funziona lo, eh, lo zoom vabbè poco male andiamo nelle fotografie così vi faccio vedere appunto la eh, le foto come sono venute partiamo da questa foto macro, ecco, altra cosa che manca rispetto al 13 Pro è la funzionalità macro che fa veramente paura quale macro vengono bene ma non riesce a mettere a fuoco proprio in primissimo, primissimo piano la eh, lunghezza focale cioè la, la minima eh, pro, diciamo, distanza di messa a fuoco è un pochino più lunga effetto ritratto comunque lo fa bene anche se lo fa con la cam principale non con lo zoom quindi ha di suo meno bokeh hardware dato dalla lente e quindi il software lavora un po' di più e in generale l'effetto bokeh è un po', un po' peggio e sempre per quanto riguarda le macro se andate a vedere la recensione di iPhone 13, vedrete questa foto fatta con l'iPhone 13 è tutta un'altra cosa, 13 Pro intendo eh, perché ha la macro non 13 standard. Però in generale l'HDR lavora molto bene e lavora abbastanza bene anche di notte con la. Principale, vedete night mode, belli colori, ben bilanciati. Invece, col grandangolo, come vi dicevo prima, non lavora benissimo. Questa ovviamente è il grandangolo e questa è la foto fatta con la cam principale. Cam anteriore, qua non è cambiato niente rispetto, a, rispetto al 13 Pro e anche al 12 sostanzialmente le foto sono, sono uguali e volevo farvi vedere anche ho girato un video praticamente in no stavo dicendo in Germania no, in realtà siamo in Italia a Bolzano ho trovato un distributore automatico della pizza e ovviamente gli ho fatto un video buona la stabilizzazione non come il Pro eh, buono l'audio insomma buono tutto ma è veramente molto molto simile al 12 e poi SBS Fest dove mi ha fatto vedere un po' di accessibilità per il 2021, Natale 2022, bellissima sede tra l'altro. Anche qua ho fatto un po' di foto agli accessori e devo dire comunque bene. Eh. Quanto va meno bene del Pro e meglio del 12? Perché questa, secondo me, è la domanda che bisogna porsi. Gli manca lo zoom, quindi dopo il 3x, sgrana. Gli manca la super macro, quindi sulle foto standard non c'è tantissima differenza. Foto ponte scatta da mettere sui social. Ma con il Pro in questi due ambiti c'è tanta differenza, soprattutto sullo zoom che anche di notte essendo stabilizzato fa delle belle foto. Col 12 nelle foto quasi nulla, ma sui video c'è il modo cinematografico che vi sto facendo vedere, ma vi rimando alla prova che ho fatto di tutti gli iPhone con Emanuele per farvi capire cos'è e come funziona. Andiamo di Spotify per sentire l'audio. Cosa è successo? No! non mi interessa niente non tracciarmi ecco qua sempre grandissima attenzione di iOS e di Apple alla eh, privacy e questo è veramente un valore aggiunto ma anche l'audio è un valore aggiunto perché l'audio è veramente potente direi uguale al, al pro mi è piaciuto molto stereo e veniamo alle conclusioni parte da 939 euro in versione 128 gb molto bello questo blu molto bello anche il nero mezzanotte che ha dei riflessi bluastri molto molto scuri se avessi il 12 non farei l'upgrade se dovessi comprare un iphone nuovo visto che costa solo 50 euro in più del 12 il 12 di base Costa meno, ma è 64 GB. Anacronistico, non prendetelo, prendete il 128 almeno. E rispetto al 128, questo 13 costa solo 50 euro in più. Quindi forse non ha senso, ma penserei se dovessi comprare un iPhone o dovessi passare magari dai vecchi 6S, 8, eccetera eccetera al nuovo iPhone, a un 12 ricondizionato perché il 13 appena uscito non si trovano, ma ormai i 12 ricondizionati si trovano e il 12, come vi dicevo, fu un cambio generazionale rispetto a questo 13 che è un piccolo step poco influente se volete una mia opinione. Comunque va benissimo e va un pelino meglio del 12, ma quest'anno prenderei il 13 pro per quello che ho detto prima, lato fotocamere, un sotto d'andregalazzi.com.